io vorrei spendere un minuto su questa questione dell'uso del termine populista, perché credo che noi dovremmo utilizzarlo con grande circospezione, perché non è un termine neutro, è un termine che, con il quale i media mainstream e un po' le classi dominanti in genere cercano di raggiungere due obiettivi. Obiettivamente l'uso molto ampio del termine populista ha in sé due grandi conseguenze, perché mettendo insieme un termine che è stato usato storicamente per i rivoluzionari russi non marxisti della fine dell'Ottocento, poi per diciamo alcune correnti confusamente antiimperialiste dell'America Latina nella prima metà del Novecento, poi successivamente per altre esperienze del socialismo del XXI secolo, e oggi viene usato per definire insieme il Fronte Nazionale francese, il blocco olandese ultrarazzista, il Movimento 5 Stelle, ma anche Mélenchon, ma anche Podemos, ma anche noi. Poi di noi si accorgono poco e magari non evitano di definirci solo perché non costituiamo un elemento. Ecco, si raggiunge un obiettivo, cioè quello di legittimare agli occhi dell'opinione pubblica dei partiti che fino a qualche anno fa, ancor più fino a qualche decennio fa, erano politicamente illegittimi, cioè dei partiti che si richiamano esplicitamente o implicitamente, ma in modo comunque aperto, a un'ideologia fascista, razzista, sciovinista, di grande guerra tra i poveri, eccetera. E si raggiunge un altro obiettivo, quello di delegittimare chi da sinistra critica il neoliberismo, perché mettendoli insieme appunto a personaggi poco presentabili si definiscono insieme, diciamo appunto, chi critica la sinistra in modo più o meno azzeccato, ma questa è un'altra discussione, diciamo il capitalismo di oggi. Lo dico non per diciamo amore della terminologia, ma io credo che sia meglio analizzare criticamente un po' le varie esperienze in modo articolato. Ma non è questo ovviamente il punto centrale di quanto Mauro ci ha posto nella relazione e nel documento, diciamo, che ci ha inviato per l'apertura di questo dibattito. Io credo che al contrario di Manuela, posso avere una serie di riserve su una serie di affermazioni che faceva Mauro nella sua relazione, ma invece sono proprio d'accordo sulla questione del partito. La dico un po' in senso opposto, perché io credo che i partiti, che certamente qui sono presenti, e lo sono in modo legittimo e riconosciuto, nessuno vuole, diciamo, in qualche modo negarne l'evidenza, però anche quelli microscopici che siamo, microscopici sia rispetto alle grandi ambizioni, diciamo, strategiche, ma anche rispetto ai più modesti obiettivi dell'oggi di sopravvivenza, però anche quelli rischiano di diventare fini a se stessi, cioè di essere più visti come fini che come strumenti per un obiettivo di fondo. E credo che è vero, noi oggi, perché la questione del partito di massa o del partito di quadri, io condivido l'idea che ha suggerito Mauro nella sua introduzione sulla attualità di partiti di quadri, o meglio ancora sarebbe di un partito di quadri, insomma la dimensione di massa, non lo so se tornerà ad essere
una dimensione, non lo so, è per certi versi è irrilevante ed è ozioso oggi pormi l'obiettivo. Oggi la dimensione che è necessaria, ed è in certa misura anche possibile, è quella del partito dei quattro. E tutte le ambizioni di costruire un partito di massa oggi rischiano di essere appunto un fattore che trasforma fine a se stesso l'obiettivo della costruzione del partito. Perché tutte le preoccupazioni nelle campagne di tesseramento, nel cercare di raggiungere determinati obiettivi dimensionali, rischiano di essere diversivi e pesi, palle al piede rispetto alla costruzione vera di partiti, di un partito o di partiti di quadro. Io penso che, detto questo, la domanda di che cos'è un partito, ce l'ha posta la storia. È stata ricordata prima appunto gli anniversari che ricorrono quest'anno, noi lo sappiamo. La rivoluzione di febbraio fu un grande evento sociale di cui lo stesso Lenin venne sorpreso perché non se l'aspettava. La rivoluzione d'ottobre, se non ci fosse stato quel partito e quel personale politico, non ci sarebbe stato, semplicemente non ci sarebbe stato. Poi possiamo discutere, anche dividerci su quello che è successo dopo e quando è successo, in che dimensione è successo. Però va da sé che se non ci fosse stata la rivoluzione d'ottobre, non solo non ci sarebbe stato quel grande esempio di assalto al cielo con esiti discutibili successivi, ma questa è un'altra partita, diciamo, che è stata quella rivoluzione, ma ci sarebbe stato nel paese allora più grande del mondo dal punto di vista territoriale un protofascismo, una reazione violenta che avrebbe cambiato enormemente il senso della storia, perché naturalmente non si può fare la storia con i sé, diciamo, sta di fatto che quella rivoluzione ha avuto. Ora, io condivido con Giorgio il fatto che quella rivoluzione ha avuto anche dopo, anche quando già aveva conosciuto una pesante deformazione, ha continuato ad avere quasi fino alla fine dell'esistenza dell'Unione Sovietica un ruolo propulsivo nella storia. Questo va da sé, in certe fasi di più, in certe fasi di meno. La stessa Seconda Guerra Mondiale non sarebbe andata in un determinato modo. Quindi voglio dire, parlo solo per non parlare del fatto che comunque quell'idea ha alimentato i grandi processi di liberazione nel mondo, processi di liberazione concreti o diciamo definitivi, o processi comunque di liberazione sociale come quello della imposizione, della capacità di imposizione di certe conquiste, per esempio nell'Europa occidentale, ma non solo. Però non bisogna dimenticare che proprio per il grandissimo ruolo che quella rivoluzione e quell'esperienza storica aveva avuto per tutti i decenni della sua esistenza, seppur travagliata da fattori enormi, ebbene proprio quel grande ruolo ha poi fatto sì che il suo crollo comportasse con sé, trascinasse con sé il crollo esattamente di tutto quello che era stato il movimento comunista del Novecento. Perché, diciamo, Giorgio ha ricordato alcune coincidenze di date, ma ci sono anche altre coincidenze di date, cioè esattamente con il crollo dell'Unione Sovietica inizia il crollo definitivo, purtroppo, di quel movimento comunista molto composito, e naturalmente ci dico subito dopo qualcosa, diciamo, che abbiamo conosciuto anche in Italia, non solo in Italia, naturalmente in gran parte del mondo, ma che appunto una volta venuto meno quell'elemento di riferimento, che era un riferimento ideale, non solo ma anche materiale, ma soprattutto ideale, diciamo, ha comportato quella sparizione, quell'annientamento, quell'autoannientamento che abbiamo conosciuto
per esempio in Italia attorno alla Bolognina, ma non solo, perché forse stanno solo la Bolognina, diciamo, ci potremmo ancora stare, diciamo, è stato l'inizio di un percorso che ben conosciamo. Ora qui viene un altro punto su cui io vorrei però richiamare l'attenzione, perché è vero che c'era quel grande movimento comunista, quell'acqua nella quale tutti noi, con tante riserve critiche, tutti quanti, però nuotavamo e abbiamo nuotato per alcuni decenni, chi come noi, diciamo, come noi parlo, come me, come altri che hanno parlato, diciamo, hanno una certa dose di decenni sulle spalle, quindi sono diventati comunisti esattamente perché leggevano sui giornali dei Vietcong o di Che Guevara, e chi invece diciamo è venuto nei decenni successivi. Però quel movimento comunista ha conosciuto grandi rotture, non parlo delle grandi rotture storiche, diciamo della prima metà del secolo scorso, parlo della grande rottura del 1968 e degli anni 70, che non è stata una rottura irrilevante, perché è stata esattamente una rottura, una divaricazione rispetto al rapporto con il capitalismo e con la società nella quale viviamo. Quella rottura è fondamentale, anche rispetto all'uso del termine comunista, perché ho parlato prima della questione del populismo, ma anche il termine comunista occorre in qualche modo, ovviamente molto più nobile del termine populista, occorre in qualche modo riprenderlo in considerazione, perché e non è un problema di termine, di terminologico, neanche in questo caso, anzi in questo caso ancora meno, un termine è una questione cruciale, perché si parla molto di come far crescere la coscienza di classe, ma che cosa significa far crescere la coscienza di classe? Far crescere la coscienza di classe significa far crescere la consapevolezza nelle lavoratrici e nei lavoratori, e più in generale negli strati popolari della società, di quali sono le responsabilità sociali, e quindi di chi ha la responsabilità delle sofferenze delle classi popolari stesse, ed è il capitalismo. Questo, diciamo, una parte dei comunisti ha smesso parecchio tempo fa di farlo, e diciamo non a caso poi gran parte, non c'è ovviamente nessun elemento di meccanicismo, però una buona parte di quelli che avevano smesso oggi si trovano appunto a baloccarsi con il termine sinistra, che ha tutte le ambiguità e tutte le... Ora, io sono assolutamente d'accordo, anzi ringrazio la rete dei comunisti, Mauro, per la proposta che qui ci viene fatta, che viene fatta a tutti quanti noi, per un confronto, diciamo, permanente e propositivo e il più possibile unitario sui grandi nodi che la questione, che la fase ci pone. Sono d'accordo perché, diciamo, il confronto unitario non può che essere positivo, perché tutti quanti noi viviamo, diciamo, di stimoli, ma proprio per le dimensioni esigue delle nostre esperienze politiche abbiamo stimoli molto parziali, e metterli a confronto non può che essere prezioso. Bisogna fare attenzione alle precipitazioni dei confronti unitari. Io, come non solo io, anche altri presenti in questa sala, abbiamo avuto, compresi i due che hanno già parlato prima di me, diciamo abbiamo avuto già un'esperienza di confronto unitario, cioè una esperienza molto significativa, perché tutti quanti, sia Manuela che Giorgio che io, ma come tanti altri, abbiamo militato nell'esperienza di Rifondazione Comunista per almeno 16-17 anni. No, vabbè, tu, Paolo, sì, ti sei chiamato fuori, cioè ti sei
risparmiato tutta una prima parte. No, comunque, ovviamente un'esperienza della quale io non voglio rinnegare nulla, però è stata un'esperienza anche fortemente gravida di insegnamenti, perché appunto costruita attorno a un uso un po' generico del termine comunista, a un uso, diciamo così, più identitario che politico-strategico, quindi segnata molto dal politicismo, segnata molto dall'irrilevanza del rapporto col conflitto sociale, o meglio, segnata da una illusione che il prestigio del partito e di qualche suo dirigente, anche nei militanti impegnati nei conflitti sociali, nelle fabbriche, nei territori, in Val di Susa piuttosto che in altri luoghi, bastasse ad avere un rapporto con i conflitti sociali. In realtà non è stato così e non è così. E per non parlare della genericità rispetto alla questione del capitalismo, perché diciamo il compagno Bertinotti è stato un grande critico del capitalismo, ma poi ha pensato bene di individuare anche interlocutori largamente capitalisti. Non parlo solo delle sue discutibili alleanze politiche di, diciamo, della fase conclusiva della sua esperienza politica con Rifondazione, ma parlo addirittura dei giudizi imprudentemente espressi nei confronti di Marchionne o di altri, degli altri rappresentanti del capitalismo italiano. Quindi, ma non è una critica alla persona, è una messa in guardia rispetto appunto al rischio che, diciamo, l'uso identitario del termine comunista possa riportarci a ripercorrere strade che hanno, che ci hanno portato diciamo in vicoli ciechi, diciamo, mettiamola così, senza delle quali, sulle quali io non voglio scaricare responsabilità, perché ci sono andato nei vicoli ciechi, insomma, essendo maggiorenne vaccinato, e quindi non è che voglio dire mi ci hanno portato bendando gli occhi. È una un'autocritica anche, però diciamo l'autocritica serve anche a capire se è fatta come. E concludo quindi dicendo che questa esperienza, diciamo, che noi possiamo inaugurare oggi di confronto avrà sicuramente, dovrà, se perseguita con consapevolezza, diciamo, dovrà e potrà raggiungere risultati importanti. Ora, un'ultima cosa sui tempi legata a questa cosa, perché è indubbio, i tempi oggi non sono quelli che potevamo immaginare più o meno ingenuamente qualche decennio fa rispetto ai processi di liberazione, alle conquiste, cioè questo va da sé, insomma, credo che non dobbiamo, nessuno oggi abbia l'impudenza di prenderci in giro, insomma. Però dobbiamo, e quindi siamo tutti consapevoli che ci vuole una lentezza impaziente, diciamo, perché abbiamo bisogno di autogratificarci, insomma, perché voglio dire, non è che si può fare la militanza solo prendendo botte, bisogna, però sapendo che i tempi non sono quelli del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi di fondo. Da questo punto di vista, diciamo, abbinare al confronto unitario, guardate, senza alcuna precipitazione organizzativa, organizzativistica, su questo sottolineo le preoccupazioni e le note che già faceva Mauro nella relazione, però abbinare a questo una azione sul piano sindacale il più possibile unitaria, invece lo ritengo una cosa importante. Lo ritengo importante perché sul piano sindacale, anche lì non è la fase delle grandi vittorie, delle grandi conquiste, però diciamo la costruzione di un'esperienza sindacale, diciamo, che possa ambire realmente ad essere alternativa ai sindacati collaborazionisti, non vedo quale altra definizione utilizzare, e diventa di giorno in giorno più diciamo
obbligatorio utilizzarla. Ecco, abbinare a quel confronto unitario, senza precipitazioni organizzative, però un'unità d'azione sul terreno sindacale, credo che sia un terreno importante sul quale cimentarci, perché credo che lì possiamo raggiungere alcuni risultati che siano anche di alimento al nostro confronto unitario dal punto di vista politico attuale, quindi non solo proiettandoci sulle grandi sui grandi obiettivi strategici del futuro, ma anche ragionando sulle lotte e sulle conquiste dell'oggi. Ringraziamo il compagno Burattini, smistante capitalista.